Direttamente dal palazzetto di Savigliano, con quello che è a tutti gli effetti il capitano del Gerbaudo Volley Savigliano per questa nuova stagione. Allora, la domanda d'obbligo: con quali stimoli, quali sensazioni parte questo gruppo di cui tu sarai il punto di riferimento, quindi con quali sensazioni ci arrivate e soprattutto che cosa rappresenta per te questo ruolo? Allora, per me il ruolo di capitano è sempre stato un ruolo molto importante, me lo sono, diciamo, sia conquistato sia giocando a Savigliano, sia con tutta la società e con tutti i miei compagni di squadra. Per me è molto importante e devo rappresentare, e per me è proprio un punto di riferimento, sia un punto di partenza che un punto di arrivo per tutta sia i miei compagni che per la società. Gli stimoli ci sono perché siamo all'inizio e gli stimoli ci sono sempre, e abbiamo finito l'anno scorso con, diciamo, un po' di perplessità data dalla stagione, con tanti infortuni, tante mancanze per diversi motivi, però vogliamo ripartire alla grande, ricominciamo da zero, tutti quanti ricominciamo da zero con i nuovi innesti, e siamo volenterosi noi di proseguire anche con loro, e abbiamo tutte le intenzioni di fare bene e di ricominciare a pieno, sia dal primo giorno che dalla prima partita di campionato. Ecco, parlando con il mister Bonifetto si è sottolineato un elemento che tu forse hai volutamente lasciando in secondo piano, che è quello degli infortuni che l'altro anno ha costellato molto la stagione Gerbaudo Volley Savigliano, al di là delle mancanze di cui tu hai parlato. Se dovessi trovare un elemento da cui ripartire in questa stagione, quindi che cosa servirà rispetto allo scorso anno, al di là degli infortuni, che cosa diresti? Quest'anno abbiamo bisogno tanto del gruppo. Abbiamo sempre avuto un ottimo gruppo, molto giovane, molto coeso, e secondo me dobbiamo ripartire da questo, dall'interazione di ogni singolo giocatore con i propri compagni e con, appunto, l'allenatore, con gli allenatori e con tutta la società. Siamo sempre stati molto ben visti, molto rispettati da tutti proprio per questo, sia per un gruppo non molto, diciamo, forte dal punto di vista fisico, magari tecnico, ma molto coeso dal punto di vista del gruppo, e ha sempre portato molto molto bene per tutte le nostre, per le nostre capacità. Grazie mille. Grazie a voi.